Allora, nella scorsa lezione abbiamo risolto l'esercizio relativo alla letta e la letta circolare e abbiamo trovato il profilo di temperatura che è questo che vediamo qui, rappresentato graficamente sulla destra, utilizzando il metodo delle differenze finite. E per trovare il profilo di temperatura abbiamo utilizzato il foglio di calcolo per invertire la matrice dei coefficienti, che è qui riportata in giallo, e quindi moltiplicare l'inversa, che invece è questa qui, per il vettore dei termini noti. Già che nella scorsa lezione abbiamo parlato dei metodi numerici per la risoluzione di sistemi di equazione, adesso vogliamo vedere in che modo operativamente si possono utilizzare questi metodi per risolvere questo sistema di equazioni che qui vedete scritto in forma matriciale. Allora, iniziamo dal metodo dell'eliminazione di Gauss, o metodo del pivot. Allora, i passi ve li ricordo. Il primo passo era riordinare la prima colonna, che è questa, facendo in modo che il primo termine della prima colonna in valore assoluto fosse più grande di tutti gli altri termini. Questa è una condizione in cui, come vedete, già ci troviamo. Quindi non è necessario invertire le righe, scambiare le righe per intenderci, per fare in modo che in questa posizione, che in questo momento è selezionata, sia presente il coefficiente in valore assoluto più grande. Ricordiamo, ancora che questo metodo ha come obiettivo quello di trasformare, la matrice dei coefficienti in una matrice sovradiagonale. Significa che nelle celle, che adesso colorerò di, azzurro chiaro, alla fine dei passi inerenti il metodo, in tutte queste celle avremo 0 e la parte gialla è la matrice sovradiagonale che rimane. Quindi alla fine delle operazioni risolveremo innanzitutto l'ultima equazione, che come vedete è nella sola incognita, nel nostro caso t con 4, perché qui abbiamo le incognite, non le abbiamo rinominate, ma qui sono t0, t1, t2, t3 e t4, no? Quindi questa equazione qui è nella sola incognita t4 e quindi la risolvo direttamente una volta che ho ottenuto la matrice sovradiagonale e poi a scalare tutte le altre equazioni fino alla prima. Ok, quindi il primo passo in questo caso non è necessario. Il secondo passo consiste nel moltiplicare le successive righe, quindi la seconda, la terza e la quarta, non moltiplicare, sottrarre le successive righe, quindi la seconda, la terza e la quarta, la prima moltiplicata per il coefficiente della prima colonna della riga in questione, in questo caso A21, diviso il coefficiente A11. Allora che significa? Significa che riscrivo questa matrice in questo modo. La prima riga rimane inalterata e la riporto, facciamo così, uguale. Questa è la prima riga e rimane inalterata. Benissimo. La seconda riga invece è uguale alla seconda riga, il coefficiente della seconda riga meno, apro parentesi, questo coefficiente qui bloccato diviso questo coefficiente qui bloccato per questo coefficiente. Giustamente ottengo 0 qui, mentre negli altri termini della matrice ottengo gli altri valori corrispondenti. Verifichiamo che la formula sia corretta. Sì, questo coefficiente meno A21 diviso A11 per A12. Perfetto. Allora a questo punto diminuiamo un secondo il numero di cifre significative. Ecco.
Chiaramente questa operazione non avrà effetti sulla terza e la quarta riga, perché vedete che già hanno uno zero sulla colonna. Quindi quando vado a sottrarre la prima moltiplicata per questo coefficiente diviso questo, ovviamente sottraggo la prima moltiplicata a zero, capite? Quindi questa operazione è inutile farla sulla seconda e terza riga, ma tenete presente comunque che utilizzando un codice di calcolo, perché tipicamente una procedura del genere la si fa in codice di calcolo, queste operazioni possono essere comunque eseguite restituendo lo stesso valore della riga di partenza. Il consiglio tuttavia è quello di mettere un check, un if, il quale dice che se lì c'è un valore 0, nel nostro caso stiamo parlando di questo coefficiente e questo coefficiente, non eseguire il calcolo, perché eseguendo il calcolo ci si porta dietro degli errori di arrotondamento che in questo caso sono inutili, diciamo così, va bene? Quindi in questo caso qui la riga non subisce alterazioni. E anche qui la riga non subisce alterazioni. Quindi questa è la matrice dopo il primo passo. A questo punto dobbiamo agire sulla seconda colonna, ma ad esclusione della prima riga, no? Quindi agiamo su questa parte di matrice, perché qui abbiamo già tutti 0 dopo il primo passo. Quindi adesso questa parte qui, questa prima riga e prima colonna, hanno già subito i passi necessari per costituire una matrice sovradiagonale. Ora agiamo su questa sottomatrice per rendere anche questa sovradiagonale, una volta fatto, su questa e così via. Quindi qui, stessa storia di prima, il primo passo è quello di riordinare le righe, scambiandole, per fare in modo che su questa colonna, che vi evidenzio di giallo, il primo termine, cioè questo che vi evidenzio di celeste, sia in valore assoluto il più grande tra i tre in questo caso. Anche qui siamo fortunati, nel senso che questo termine è già il più grande tra i tre, quindi non è necessario scambiare righe della matrice per ottemperare a questa necessità, e quindi procediamo con il passo successivo, il quale vedrà la prima riga inalterata, chiaramente, la seconda riga inalterata, pure lei, mentre la terza riga sarà ottenuta sottraendo alla terza riga stessa la seconda riga moltiplicata per il coefficiente, in questo caso A32 diviso il coefficiente, scusatemi, A33, non dico A32, dico bene, diviso il coefficiente A22, ok? Quindi qui avremo uguale questo termine meno, apro parentesi, questo coefficiente bloccato diviso questo coefficiente bloccato per questo termine. Ripeto l'operazione su tutta la riga e ovviamente il risultato è che qui avrò uno zero. Questa operazione, come vedete, non è necessaria farla, non è necessario farla qui sull'ultima riga, perché ho già uno zero. Quindi l'ultima riga la ripeto uguale a se stessa in questo modo qui. Ora, come vedete, rimane soltanto questa sottomatrice qui da trattare, e come al solito diminuiamo il numero di cifre significative, e il primo passo è verificare che su questa colonna in giallo il primo termine in valore assoluto sia il più grande tra i due, e anche in questo caso questa condizione è soddisfatta, quindi possiamo procedere direttamente col passo successivo. Le prime tre righe non subiscono alcuna manipolazione, se vogliamo utilizzare questo termine, ok.
quindi le prime tre righe non subiscono nessuna manipolazione. La terza, l'ultima riga invece è ottenuta sottraendo all'ultima riga stessa la terza riga, cioè la penultima, moltiplicata per il coefficiente A43 diviso il coefficiente A33. In questo modo. Quest'operazione avrà l'effetto di annullare questo termine. Infatti, se la eseguiamo su tutti i termini della matrice, otteniamo questo risultato. Come vedete, riducendo un attimino il numero di cifre significative, abbiamo ottenuto una matrice sovradiagonale. Infatti, tutti questi termini qui sono 0, vedete? E questa matrice dei coefficienti ci permetterà di risolvere il sistema, ma attenzione però, prima di procedere dobbiamo operare anche sulla matrice dei termini, sul vettore dei termini noti. Non dobbiamo dimenticare di ripetere le stesse operazioni sul vettore dei termini noti. Ora il vettore dei termini noti è qui, vedete? Quindi in questo caso la prima operazione è stata eseguita sulla seconda riga, quindi avrò il primo termine del vettore dei termini noti che rimane inalterato. Sul secondo termine applico la stessa operazione che ho applicato sulla riga, per cui è uguale, vedete, a questo termine qui meno il prodotto del coefficiente A32 diviso A22 per questo termine qui. Il terzo termine, non subisce alterazioni perché avevamo già uno zero qui, quindi non subisce alterazioni, e il quarto termine non subisce alterazioni. Ora, come vedete, è sufficiente ripetere queste operazioni che abbiamo già fatto qui sulla destra, per ottenere le stesse identiche operazioni che abbiamo eseguito sulla matrice dei coefficienti. Infatti qui verifichiamo, vedete? Quindi abbiamo questo termine meno questo moltiplicato questo coefficiente diviso questo. Quindi la cosa funziona, andiamo ancora in basso, e quindi la stessa operazione l'abbiamo eseguita qui. Anzi, scusatemi, ho trascinato la cella sbagliata, devo trascinare questa cella. Ecco qua. Giustamente questo coefficiente non viene alterato. Ora trasciniamo di nuovo questa cella, questa cella, questa cella e questa cella, verificando che l'operazione sia stata eseguita solo qui, ok? Mentre termini noti precedenti non è stata eseguita alcuna operazione, e quindi questa è la matrice dei coefficienti che dopo il metodo dell'eliminazione di Gauss è diventata sovradiagonale, e questo è il vettore dei termini noti. Ok? Tutto chiaro? Quindi nell'applicazione del metodo non bisogna assolutamente dimenticare che le stesse operazioni che abbiamo fatto sulla matrice dei coefficienti vanno fatte anche sul vettore dei termini noti. A questo punto siamo in grado di calcolare la temperatura T4, già che essa è uguale al vettore dei termini noti diviso il suo coefficiente, e questi sono Kelvin. Va bene? Quindi qui mettiamo Kelvin. Se vogliamo l'analogo valore, ma espresso in gradi Celsius, ovviamente dobbiamo sottrarre 273,15 a questo valore. Allora, quindi abbiamo trovato 89 e 80, 89 e 80, vedete? Chiaramente la soluzione deve essere la stessa. Allora, diminuiamo il numero di cifre significative in questo modo.
ne mettiamo solo una, benissimo. Ok, a questo punto nel calcolo di T3, il T3 è uguale al termine noto meno il coefficiente di T4 per T4 che abbiamo appena calcolato, il tutto diviso il coefficiente di T3, e quindi qui c'è un errore. Vediamo che cosa è sbagliato. Allora, termine noto meno T36, quindi è T4 che ho appena calcolato per il coefficiente di T4, okay, diviso H36. Che va? C'è il più. Che cosa? C'è il più in H36. Ah, ok, non l'avevo notato, grazie. Ed eccola qua. Perfetto. E qui ho trascinato la cella sbagliata, ovviamente. Perfetto. 90.2, andiamo a vedere. 90.2. Perfetto, grazie della... Non avevo proprio notato il più. Allora, T2, in questo caso, è uguale termine noto meno... Allora, qui abbiamo 0, quindi inutile. Coefficiente di T3 per il valore di T3 che abbiamo appena calcolato, diviso il coefficiente di T2, che fa 91.4, e così via. Insomma, calcoliamo anche la T1, che è uguale a termine noto meno... L'unico coefficiente diverso da 0 è quello di T2, quindi coefficiente di T2 per T2, il tutto diviso il coefficiente di T1. E anche qui abbiamo trovato il valore 94.2, che ovviamente coincide con il valore trovato precedentemente. È chiaro che T0 è un nodo dove c'è una condizione al contorno del primo tipo, quindi inutile calcolarlo, avremo la temperatura di 100 gradi. I passi necessari in questo caso sono stati pochi, in 3 passi vedete abbiamo risolto il sistema. Ovviamente non dovete pensare a confrontare questo metodo in questo caso con l'inversione della matrice utilizzando il codice, il foglio di calcolo, ma dovete immaginare l'utilizzo di questo metodo in un codice di calcolo magari scritto da voi che elabori matrici molto molto grandi. Vediamo adesso che cosa cambia utilizzando il metodo di Gauss-Seidel. Allora, mentre il primo è un metodo diretto, questo secondo metodo è un metodo iterativo. Che cosa significa? Ipotizzo innanzitutto una soluzione di primo tentativo, che mettiamo qui. Scriviamo soluzione di primo tentativo, quindi T1, T2, T3 e T4. Allora la logica mi direbbe di scegliere come soluzione di primo tentativo una temperatura che mi aspetto non sia troppo lontana da quella che poi sarà la soluzione. Trattandosi di una letta attaccata a una superficie a 100 gradi Celsius, che poi scambia con un ambiente che, se ricordo bene, a 18 gradi Celsius o qualcosa del genere, ovviamente la temperatura di ognuno dei nodi sarà compresa tra le due. Ma se la letta è di materiale metallico o di un materiale in generale che ha una buona conducibilità e non è eccessivamente lunga, mi aspetto che la sua temperatura a regime sia più vicina a quella della superficie di base che alla temperatura ambiente. Allora potrebbe essere una buona ipotesi quella di ritenere che la temperatura di primo tentativo sia pari alla T con S, il che ci permette di ridurre il numero di iterazioni necessarie. Allora facciamo proprio così. Immaginiamo che sia T con S, che era 100 gradi, quindi 373.15 per tutti i nodi. Quindi immaginiamo un profilo di temperatura piatto, quindi tutti i nodi si trovano a questa temperatura.
Ora abbiamo a disposizione la matrice dei coefficienti, che è questa qui, che a questo punto voglio rendere più evidente nascondendo queste righe. Ecco. Quindi ora che succede? Succede che, abbiate pazienza, premendo Escape esce dallo schermo intero, succede che una volta che ho la temperatura di primo tentativo, io da questa prima equazione mi posso andare a ricalcolare la T1 utilizzando per T2, T3 e T4 il valore di primo tentativo. Quindi la cosa diciamo opportuna è quella di ricalcolare qui la T1 utilizzando la sua equazione, quindi mettendo un'espressione generale della T1 che sarà pari a, nel nostro caso, termine noto meno, mettiamo anche una parentesi, termine noto meno il coefficiente di T2 per T2 di primo tentativo, meno ancora il coefficiente di T3 e T4 è 0, quindi inutile metterlo, diviso il coefficiente di T1. E qui ottengo il nuovo valore della temperatura T1. Questi sono tutti Kelvin, chiaramente. E l'errore che ottengo lo posso esprimere in valore assoluto come la differenza tra questa temperatura e questa temperatura. Quindi stiamo parlando di fatto di un errore di circa mezzo grado. Bene? Ok, la stessa cosa la faccio sulla T2, ma questa volta però attenzione, perché nel ricalcolo della T2 utilizzo la T1 che ho già ricalcolato e non quella di primo tentativo. Quindi qui avrò, apro parentesi, termine noto meno il coefficiente della T1, ma questa volta lo moltiplico per la T1 appena ricalcolata, meno, abbiamo anche il coefficiente della T3, ma la T3 ancora la devo calcolare, quindi utilizzo il valore di primo tentativo, diviso il coefficiente della T2, e qui ottengo questo valore in Kelvin con un errore che è pari a 0,57 Kelvin. Ok? Proseguo ancora, T3. Allora, qui abbiamo termine noto meno T2, il coefficiente della T2, e qui utilizzo la T2 appena ricalcolata. Poi abbiamo meno ancora la T4, ancora non l'ho ricalcolata, quindi utilizzo quella di primo tentativo, diviso il coefficiente della T3. Ok. L'errore, come vedete, cresce, giustamente, e calcoliamo la T4, che è uguale a questo punto a coefficiente termine noto meno T3 per il coefficiente della T3 per T3 che ho già ricalcolato, diviso il coefficiente T4. Allora, l'errore, vedete, è compreso tra 0,4 e 1,05, quindi il massimo errore è un grado, 0,05. Abbiamo completato la prima iterazione, proseguiamo con la seconda, ne facciamo due e ci fermiamo, tanto voglio dire, una volta capito il metodo. Allora, ricalcoliamo la T1. Allora, questa cosa qui posso fare un copia e incolla sotto, a patto di aver bloccato le celle che vanno a fare riferimento ai coefficienti della matrice, va bene? Quindi questa J che va sicuramente bloccata, G2, questo invece non va bloccato e questo va bloccato. Qui dovremmo bloccare G3, F3, H3 e G3. Qui dovremmo bloccare G4, G4, I4 e H4, perché ovviamente da 40 in poi siamo già
sui valori di primo tentativo, quindi J5, H5 e T5. Questo ci permette di procedere con la seconda iterazione in modo semplice, in questo modo. Vedete che l'errore è diminuito? L'errore massimo è 0,81. E possiamo procedere 0,72 e così via, no? Fino ad avere un errore al di sotto di un valore ritenuto, come dire, accettabile, che potrebbe essere il decimo di grado o il centesimo. Poi è una cosa che va stabilita a priori qual è il limite per noi per ritenere accettabile la soluzione. Differenze tra il metodo di Gauss-Seidel e l'eliminazione di Gauss. In questo caso, come vedete, si tratta di fare delle operazioni senza la necessità di mantenere in memoria tante matrici, ok? Quindi abbiamo un utilizzo della memoria sicuramente inferiore, però probabilmente in alcuni casi il numero di iterazioni può essere superiore. Mentre i metodi diretti in generale permettono di risolvere il sistema con un numero di passi che possiamo prevedere sostanzialmente, però per contro possono avere un consumo di memoria del calcolatore abbastanza superiore rispetto ai metodi iterativi. In ogni caso, tutti e due credo che siano abbastanza semplici, questi che abbiamo visto, ed eventualmente in un vostro futuro lavorativo o nell'ambito della ricerca, come dicevamo la volta scorsa, sono abbastanza semplici da implementare in un codice di calcolo. Quindi con questo completiamo questo argomento e ora passiamo tra qualche minuto alle differenze finite ma in regime transitorio. Affrontiamo adesso il problema delle differenze finite in regime transitorio. Per problemi transitori. Abbiamo visto nelle lezioni scorse, all'inizio del corso, che quando parliamo di corpi immersi in un fluido, e noi abbiamo fatto riferimento, se ricordate, a casi monodimensionali, cioè descrivibili da sistemi in coordinate cilindriche, rettangolari, quindi cartesiane o sferiche, monodimensionali, abbiamo fatto riferimento, dicevo, al caso di una lastra immersa in un fluido, poi può essere suddivisa a metà, in questo modo, date le simmetrie e della geometria e delle condizioni a contorno, quindi una lastra immersa in un fluido, un cilindro, anche lui immerso in un fluido, e una sfera immersa in un fluido. Allora, in tutti e tre questi casi abbiamo visto che il problema è monodimensionale in X o R, quindi in coordinate cartesiane, cilindriche e sferiche rispettivamente. E l'equazione che descrive il problema è del tipo rho C del P su d theta uguale a k derivata seconda di p su dx quadro più eventualmente un termine di generazione se presente, e chiaramente qui ho scritto l'equazione in coordinate cartesiane. Abbiamo anche visto che la modalità, diciamo, di procedere nella risoluzione di questi problemi dipende da un parametro dimensionale, cioè dal numero di PO. E abbiamo visto in particolare che quando il numero di PO, che è HL su K, è minore o uguale a 0,10, allora la temperatura è funzione solo del tempo. Si può ritenere, quindi, con buona approssimazione, che il campo di temperatura sia funzione solo del tempo, e in questo caso quindi si può utilizzare un metodo più semplice, quello delle capacità concentrate, che
non dipende più dalla forma del corpo che stiamo studiando e ci permette di trovare la T di teta a partire da un bilancio di energia, sostanzialmente. Quando però BO è maggiore di 0,10, il campo di temperatura è funzione e dello spazio e del tempo, e quindi dobbiamo risolvere sostanzialmente l'equazione alle derivate, l'equazione differenziale delle derivate parziali che vedete sulla vostra sinistra. E nella risoluzione di questa equazione, ovviamente possiamo procedere analiticamente, opzione 1, ovviamente. Possiamo utilizzare dei diagrammi che sono disponibili per casi semplici, senza generazione, in letteratura, in cui la soluzione appunto è disponibile per varie sezioni del dominio, oppure possiamo procedere numericamente e risolvere l'equazione utilizzando un metodo che può essere quello, ad esempio, delle differenze finite. Oggi cercheremo di fare proprio questo, cioè cercare di capire come si può procedere alla risoluzione di questa equazione utilizzando il metodo delle differenze finite. Ora facciamo riferimento al caso di lastra piana che ha un lato adiabatico e un lato che scambia con un ambiente a temperatura T infinito con un coefficiente di scambio H segnato, cioè di fatto questo è il caso di una lastra di spessore 2L immersa in un fluido, no? Poiché poi c'è una simmetria geometrica delle condizioni al contorno, studiamo soltanto metà lastra e quindi il dominio di calcolo è questo che vedete in figura. Per semplicità consideriamo il caso in cui non c'è generazione e di conseguenza il problema è descritto matematicamente dall'equazione rho c dt su dt uguale k derivata seconda di t su dx. Questa equazione va risolta con opportune condizioni ai limiti, in particolare abbiamo bisogno di una condizione iniziale T0x uguale T con B per x compreso tra 0 ed L e due condizioni al contorno. La condizione al contorno sulla sinistra è derivata della temperatura rispetto ad x valutata in 0 θ è uguale a 0 per θ maggiore di 0 ed è una condizione al contorno del secondo tipo omogenea, mentre sul lato destro abbiamo una condizione al contorno del terzo tipo, meno k dt l teta su dx uguale h t l teta meno t infinito, e anche questa per teta maggiore di 0. Quindi questo è il modello matematico che descrive il problema. E vogliamo affrontare la risoluzione di questo modello matematico con il metodo delle differenze finite. Come ricorderete, è possibile procedere utilizzando una formulazione matematica o una formulazione fisica. E in questo caso particolare, poiché il campo di temperatura è funzione dello spazio x e del tempo θ, dovremmo procedere a una discretizzazione sia del dominio spaziale, come abbiamo già fatto nelle lezioni precedenti, sia del dominio temporale. Ma procedendo per passi, e utilizzando ad esempio la formulazione matematica, discretizziamo innanzitutto il dominio spaziale, cioè l'operatore derivata seconda della temperatura rispetto ad x. In altri termini, come già siamo abituati a fare, quello che facciamo è innanzitutto suddividere il dominio in un certo numero di elementi posizionando un certo numero di nodi. In questo caso avremo il nodo 1 alla sinistra,
in generale il nodo M a destra e al centro il nodo I più 1 e il nodo I meno 1 rispettivamente a destra e a sinistra, indicando quindi con I il generico nodo interno al dominio. Quindi la discretizzazione dell'operatore differenziale derivata seconda di t su dx quadro, se ricordate, con la formulazione matematica si ottiene eseguendo un'espansione in serie di Taylor e poi andando a fare la differenza tra le due, e alla fine la derivata seconda di t su dx quadro valutata in i è uguale a ti meno 1 meno 2t più ti più 1 diviso delta x quadro più dei termini aggiuntivi che hanno l'ordine di grandezza ancora di delta x quadro. Questi termini qui li trascuriamo generando appunto un errore di arrotondamento e ci dicono tuttavia che la derivata seconda secondo questo schema è approssimata al secondo ordine. Delta x è la dimensione della griglia che ovviamente abbiamo supposto essere uniforme e nel nostro caso ovviamente è ottenuta suddividendo il dominio che è di lunghezza L per M-1, cioè se faccio L diviso M-1 ottengo delta x, perché M-1 è il numero di suddivisioni per avere M nodi. Benissimo. Ora, la prima cosa da osservare è che così facendo l'equazione di partenza diventa ρ c derivata della temperatura rispetto al tempo è nel nodo I, che stiamo ragionando sul generico nodo interno, è uguale a k ti meno 1 meno 2t più t più 1 diviso delta x quadro. E in questa scrittura noterete una differenza legata al fatto che qui non ho più scritto derivata parziale della temperatura rispetto al tempo, e ciò è dovuto al fatto che la discretizzazione dell'operatore derivata seconda rispetto ad x della temperatura ha consentito di trasformare l'equazione differenziale alle derivate parziali di partenza in un'equazione differenziale ordinaria. E se ripeto questo per tutti i nodi del sistema, ottengo un sistema di equazioni differenziali ordinarie che può essere risolto analiticamente con ovviamente la dovuta condizione iniziale e le dovute condizioni al contorno. Quindi, arrivato a questo punto, io mi trovo nella possibilità di risolvere il problema risolvendo un sistema di equazioni differenziali ordinarie invece che risolvendo un'equazione differenziale alle derivate parziali, che mi crea più problemi dal punto di vista analitico in generale, capite? A questa stessa conclusione si può arrivare utilizzando la formulazione fisica, chiaramente. In questo caso, facendo riferimento al generico nodo interno, nodo I più 1 sulla destra e I meno 1 sulla sinistra, se questo è delta X, questo è l'asse X, ovviamente il bilancio lo scriveremo in questo modo. Punto I meno 1 I punto I I più 1, il bilancio sarà punto I meno 1 I, la potenza termica in ingresso uguale a ciò che esce punto I I più 1
più la variazione di energia rispetto al tempo nel volume di controllo in generale. Ora, questi termini possono essere scritti come meno k del t su dx valutata in i meno delta x mezzi uguale a meno k del t su dx valutato in i più delta x mezzi più, utilizzando l'equazione di stato dei solidi, qui scrivo rho c volume del t su dx. Queste due derivate qui, come ricorderete, posso esprimerle utilizzando lo schema delle differenze centrali con intervallo di espansione delta x mezzi, che è questo qua, perché i meno delta x mezzi è questa interfaccia, mentre i più delta x mezzi è appunto questa interfaccia. E di conseguenza scriveremo, continuo qua sulla destra, meno k t i meno 1 meno t diviso 2 volte delta x mezzi, quindi 2 e 2 si semplifica, uguale meno k t i meno t più 1 diviso delta x direttamente, abbiamo visto già che 2 e 2 si semplifica, ancora più rho c, il volume è delta x per 1, le direzioni y e z rispettivamente, quindi rho c delta x dt su dt, ovviamente valutata al nodo i, quindi diciamo dt con i su dt, facciamo prima dt con i su dt. Ora, riorganizzando i termini, cioè dividendo tutto per delta x e portando alla sinistra dell'uguale tutte le temperature, otteniamo sostanzialmente questo. Allora, rho c dt con i su dx è uguale a k che moltiplica, qui abbiamo un meno per meno che fa più, k t i meno 1 meno 2 t i più t più 1 diviso delta x quadro, che di fatto è la stessa identica equazione che abbiamo ottenuto prima. Va bene? Quindi questo a dimostrazione del fatto che evidentemente utilizzando la formulazione matematica o la formulazione fisica dobbiamo giungere alla stessa equazione, e siamo ancora una volta arrivati a scrivere questa volta non un'equazione differenziale delle derivate parziali, non un'equazione completamente discretizzata, ma un'equazione differenziale ordinaria, ripetendo l'operazione per tutti i nodi del sistema. A quel punto potremmo ottenere un sistema di equazioni differenziali ordinarie che possono essere risolte. Ok? Tuttavia, nella maggior parte. Dovrebbe essere dt con i su dt. Dt con i. La formula finale. Ah, sì, certo. Dt con i su dt. Grazie. Allora, ovviamente, però, che cosa succede? Che nella pratica la risoluzione di un sistema di equazioni differenziali ordinarie comunque presenta una certa difficoltà. Quindi quello che si fa è discretizzare anche la derivata temporale. Questo significa che il dominio discretizzato è discretizzato non solo nello spazio, ma nello spazio e nel tempo.
quindi sostanzialmente quello che sto dicendo è che avremo, oltre alla discretizzazione spaziale, quindi generico nodo interno I con il nodo alla sinistra I più 1 e il nodo alla destra I meno 1, avremo anche il tempo θ e quindi l'istante di tempo che a questo punto chiamiamo n generico, l'istante di tempo n più 1, l'istante di tempo n meno 1, e queste due variabili sostanzialmente, spazio e tempo, discretizzate, definiscono una griglia di fatto bidimensionale in cui, per esempio, in questo punto qui avrò la temperatura del nodo I all'istante n meno 1, qui la temperatura del nodo I all'istante n, la temperatura del nodo I all'istante n più 1, e così via. Ora, questo significa che se ad esempio vado a monitorare, a rappresentare, diciamo così, la temperatura del nodo I in funzione del tempo, immaginiamo ad esempio di aver risolto il sistema di equazioni differenziali ordinarie, allora se l'ho risolto sarò in grado di andare a rappresentare graficamente la T con I di teta, e immaginiamo che questa T con I di teta abbia un andamento di questo tipo. Quindi questa è la T con I all'istante n, ad esempio, e questa è la T con I all'istante n più 1, e questo è il passo della mia griglia temporale delta theta o time step, passo temporale. Allora, per esprimere la derivata temporale discretizzata del nodo I, posso utilizzare l'espansione in serie di Taylor scrivendo T con I n più 1 uguale T con I n, perché sto utilizzando questa espansione in serie nel tempo, più dT con I su dθ per delta theta, più dei termini aggiuntivi che avranno l'ordine di delta theta al quadrato. Trascurando i termini aggiuntivi, potrò scrivere che la derivata di T con I rispetto al tempo è uguale a T con I n più 1 meno T con I n diviso delta theta, e questa discretizzazione, come sappiamo, è del primo ordine. Quindi l'errore di troncamento che commettiamo è dello stesso ordine di grandezza del passo temporale della griglia temporale. Allora, questo che cosa significa? Significa che per il generico nodo interno, e utilizzando la formulazione fisica, questa volta mettiamo tutti i flussi che entrano nel nodo I, in modo da utilizzare, come dire, due approcci, quello delle conduttanze termiche e quello dell'espansione in serie di Taylor alle interfacce, di utilizzare entrambi gli approcci a fini didattici. Quindi qui scriveremo Q I meno 1 I punto I più 1 I, e
chiaramente questo è delta x e anche la griglia è uniforme col passo delta x. Questo è l'asse x. Chiaramente scriveremo Q punto I meno 1 I più Q punto I più 1 I è uguale a rho CV del trigono I su D7. In altri termini, K per A su L, l'area unitaria, L è delta X, quindi K, I meno 1 meno T diviso delta X più K T più 1 meno T diviso delta X è uguale a rho C il volume delta X T con I N più 1 meno T con I N diviso delta T. E qui già ci possiamo fermare, perché prima di procedere magari moltiplicando per delta x, dividendo per k e così via, vi faccio notare che alla destra di questa equazione abbiamo scritto t con i alla n più 1 meno t con i alla n, cioè abbiamo valutato quei due valori di temperatura nodale in due istanti di tempo differenti, cioè in due nodi differenti della griglia temporale. E allora chiaramente ci chiediamo in quale istante di tempo andremo a valutare tutte le temperature che compaiono al primo membro. Cioè tutto questo termine tra parentesi lo dovremmo valutare in un certo istante di tempo che chiamo I grande. E a seconda se I grande è pari ad n, n più 1 o assume un valore compreso tra n ed n più 1, parleremo di metodo esplicito, metodo implicito o metodo semi implicito. Cerchiamo di capire un attimo che cosa significa utilizzare questi metodi, facendo riferimento innanzitutto ai primi due, l'esplicito e l'implicito. Successivamente vedremo anche il semi-implicito. Allora, nel nostro processo di calcolo, sostanzialmente nel nodo I, sto cercando di valutare la temperatura I nell'istante n più 1, che sto facendo procedere la soluzione nel tempo, e ciò presuppone che io abbia già calcolato la distribuzione di temperatura all'istante di tempo precedente, cioè all'istante n. Bene, se è così, e se al primo membro valuto tutte le temperature all'istante n, ottenendo quindi un metodo esplicito, vuol dire che nell'equazione discretizzata che otterrò tutte le temperature all'istante n sono già note perché già calcolate, e l'unica incognita sarà la temperatura nodale nel nodo I all'istante n più 1. Quindi ogni equazione che scrivo per il generico nodo interno I utilizzando la metodologia esplicita avrà come unica incognita il valore della temperatura nodale I all'istante di tempo n più 1. E in questo senso quindi il metodo è esplicito, non è necessario risolvere nessun sistema di equazioni, ma ogni equazione ha un'unica incognita, capite? Al contrario, se valuto
il primo membro all'istante n più 1, quindi utilizzo una metodologia implicita, qui avremo incognite anche le temperature nodali i più 1, i meno 1, già che tutte queste temperature sono calcolate all'istante n più 1, che è quello che ancora devo valutare, che sto valutando in questo momento. Quindi otterrò un'equazione, in questo caso in tre incognite, t con i alla n più 1, t con i più 1 alla n più 1 e t con i meno 1 alla n più 1. È un'equazione in tre incognite. Facendo il tutto, scrivendo il tutto per tutti i nodi del dominio, ottengo un sistema di equazioni algebriche che vanno risolte simultaneamente. Capite? Quindi con il metodo implicito mi ritrovo il classico sistema da risolvere, come abbiamo fatto finora. Con il metodo esplicito invece non devo risolvere nessun sistema. Ogni equazione ha una sola incognita. Benissimo. È naturale immaginare che il metodo implicito sia da non utilizzare. Perché dovrei utilizzare il metodo implicito se il metodo esplicito non, come dire, mi crea molta meno difficoltà, è molto meno laborioso, eccetera. Ovviamente i due metodi hanno vantaggi e svantaggi. Anticipiamo che il metodo esplicito ha il vantaggio di non dover invertire alcuna matrice, sostanzialmente, ha lo svantaggio di non essere un metodo stabile, incondizionatamente stabile. E di conseguenza, quando si utilizza il metodo esplicito, è necessario verificare innanzitutto qual è la condizione di stabilità da rispettare. Che cosa vuol dire che non è stabile? Vuol dire che quando si procede nel calcolo nel tempo, la soluzione può iniziare ad oscillare fino a divergere, e ciò può essere dovuto ad esempio al fatto che, essendo il metodo non stabile, non so se ricordate la lezione in cui abbiamo parlato del fatto che il metodo deve essere convergente, consistente e stabile, quando un metodo non è stabile amplifica gli errori fino a divergere. Di che errori stiamo parlando qui? Degli errori di arrotondamento. Quindi se il metodo non è stabile amplifica gli errori che ha in ingresso sempre di più fino a divergere, capite? Il metodo implicito invece è incondizionatamente stabile, quindi questo problema dell'amplificazione degli errori non ce l'ha. In parole povere però, in cosa si traduce all'atto pratico questa condizione di stabilità? Si traduce nel fatto che c'è un limite sul time step che posso utilizzare, ok? Allora significa, per capirci, poi facciamo una pausa e poi riprendiamo, che se devo risolvere un problema per un intervallo di tempo di 10 secondi, ad esempio, e decido di utilizzare il metodo esplicito, può succedere che, andando a verificare le condizioni di stabilità, il time step limite che non devo superare sia di un centesimo di secondo. Questo significa che per risolvere 10 secondi devo fare 1000 passi, capite? Allora la domanda diventa: ma se magari con il metodo implicito posso utilizzare un passo di un secondo e faccio 10 volte l'inversione della matrice o la risoluzione del sistema, come preferiamo chiamarla, mi conviene di più fare 1000 passi espliciti o 10 passi in cui risolvo un sistema? Allora la risposta a questa domanda ci permetterà di scegliere un metodo piuttosto che un altro, capite? Adesso facciamo qualche minuto di pausa e dopo vediamo nel dettaglio i due metodi.